E se gli aerei non ci fossero più? Per prima cosa ci vorrebbe molto più tempo per passare dal punto A al punto B. Per rendere l'idea, un volo diretto da Londra a New York dura circa 8 ore. Se non ci fossero aerei, occorrerebbero più di 2 giorni per attraversare tutto l'Atlantico con la nave più veloce al mondo. Se non ci fossero aerei, non saresti in grado di andare a trovare i tuoi amici e parenti che vivono in altri paesi o anche in altri continenti. Per rimanere in contatto con i tuoi cari, dovresti fare affidamento su internet. Non sapresti cosa significa avere quel dubbio amletico quando ti chiedono cosa vuoi bere. E nel frattempo l'assistente di volo e metà dei passeggeri se ne starebbe lì a fissarti. Non ci sarebbe alcuna conseguenza sulla tua dieta, dico sul serio. Solitamente il cibo che viene trasportato per via aerea è soltanto 0,16%. La maggior parte dei prodotti provenienti dall'estero viaggiano su navi container con appositi vani frigo. Eppure, le persone comincerebbero a mangiare più cibo locale e sarebbe ottimo per le imprese locali. Anche il cibo di stagione diventerebbe più popolare, il che ti gioverebbe alla salute. Senza aeroplani, il turismo subirebbe molte modifiche. Molte persone viaggerebbero all'interno del proprio paese e questo perché più destinazioni lontane richiederebbero troppo tempo. Viaggiare all'estero diventerebbe qualcosa di più unico che raro. Le persone comincerebbero a fare tesoro di questi viaggi più di quanto non facciano adesso. Senza turisti stranieri, molti paesi perderebbero la loro principale fonte di reddito. Senza aeroplani, non ci sarebbe una grande varietà di fiori presso il fioraio. Vedresti soprattutto piante locali, quindi niente di troppo esotico. Per farti un esempio, circa l'80% dei fiori venduti nel Regno Unito proviene dai Paesi Bassi. Ma i Paesi Bassi a loro volta si fanno portare i fiori per via aerea dall'Etiopia, dal Kenya e da altri paesi. Gli uccelli non dovrebbero più fare attenzione a collidere con un aereo. E meno male. Senza aerei non ci sarebbero sport come il paracadutismo, le acrobazie aeree, le corse aeree o l'aeromodellismo. Se non ci fossero aerei non dovresti aspettare in fila al controllo di sicurezza, gettare via bottiglie d'acqua ancora buone ed estrarre il laptop dal bagaglio a mano. Se non ci fossero aerei, gli affari internazionali ne risentirebbero. Certo, grazie alle videoconferenze adesso è possibile organizzare una riunione senza bisogno di esserci fisicamente. Ma alle persone piace negoziare faccia a faccia e vedere di persona con chi contrattano. E prendere un treno, un'auto o una nave per un incontro rallenterebbe sicuramente gli affari globali. Cominceremo a individuare gli uccelli. Anche il mondo dello sport cambierebbe a livello strutturale. Le competizioni internazionali avverrebbero meno spesso. Immagina quanto tempo impiegherebbe una squadra sportiva per arrivare dall'Africa all'Australia o dall'Europa all'America via mare. Ehi, se fosse per me, io mi darei alle crociere e chiamerei la mia impresa Tom Cruise. Sì? No? Vabbè. Non sentiresti più nessuno con indosso un uniforme dirti pollo o pesce? Se non ci fossero aerei, non saresti in grado di vedere le nuvole dall'alto o vedere come appare il nostro pianeta da un'altezza di 9000 metri. Senza aerei ci vorranno anni prima che i tuoi pacchi, soprattutto quelli internazionali, arrivino. Non ci sarebbe l'opzione prioritario, il che probabilmente renderebbe il tuo shopping online meno emozionante. Ci sarebbero pochissimi concerti di gruppi stranieri e tour mondiali. Gli artisti impiegherebbero diverse settimane per raggiungere i luoghi più lontani in treno, autobus o nave. Non ci sarebbero aeroporti, ne chiuderebbero ben 40.000. E questo significa che enormi aree verrebbero utilizzate per altri scopi. Pensa solo che il più grande aeroporto al mondo per estensione è l'aeroporto internazionale King Fahd in Arabia Saudita e si estende per oltre 777 km quadrati. È grande quanto la città di New York. Non ci sarebbero professioni come piloti, assistenti di volo, personale aeroportuale, meccanici aeronautici, ingegneri e assemblatori. 65,5 milioni di persone che lavorano nell'industria dell'aviazione, dovrebbero cercarsi un altro lavoro. Se non ci fossero aeroplani, non avresti la possibilità di assaggiare il cibo in aereo, che ti piaccia oppure no. Le operazioni di salvataggio richiederebbero molto più tempo, rischiando di arrivare troppo tardi. Se non ci fossero aeroplani, non avremmo più immagini aeree del nostro bellissimo pianeta.
Non sapresti cosa significa aspettare i tuoi bagagli quando scendi dall'aereo e sapere cosa significa quando non arrivano. Non avresti l'opportunità di sprecare i tuoi soldi in souvenir nei negozi duty free o perdere il volo perché ti sei distratto in un bar dell'aeroporto. Ma dal lato positivo, l'aria diventerebbe più pulita. Oggi gli aeromobili sono responsabili delle emissioni di CO2, uno dei gas serra più comuni. Per avere l'opportunità di viaggiare in tutto il mondo, le persone dovrebbero invitare o sviluppare i trasporti che già esistono. Ad esempio i treni ad alta velocità o le navi veloci. Attualmente il treno più veloce al mondo, il Maglev di Shanghai, raggiunge la velocità di 430 km all'ora. Il traghetto passeggeri più veloce può viaggiare a 109 km all'ora. Ma si può fare di meglio. Ad ogni modo, senza aerei, il nostro mondo sarebbe meno bello e probabilmente anche meno eccitante. E se invece le persone costruissero un treno sottovuoto ad alta velocità? Questi treni futuristici sfreccerebbero attraverso dei tunnel sensaria. Tali tunnel sigillati avrebbero una pressione dell'aria molto bassa e i treni ci viaggerebbero attraverso senza subire alcuna resistenza o attrito. Teoricamente questo aiuterebbe i treni sottovuoto a raggiungere velocità sbalorditive che andrebbero da 6.500 a 8.000 km all'ora. Pensa, impiegheresti circa un'ora per andare da New York a Parigi e ci metteresti meno di un'ora da Sydney a Singapore. Le persone che soffrono di aerofobia sarebbero in grado di viaggiare di più e non sarebbero così stressate. A meno che non abbiano la claustrofobia e allora sarebbe comunque un male. D'altra parte, non avresti abbastanza tempo per fare un pisolino su questo tipo di treno. Il viaggio sarebbe troppo breve per guardare un film, a meno che non sia un viaggio intorno al mondo. Ma se viaggiassi lungo la linea dell'Equatore, allora avresti tempo di guardare diversi film, perché ci metteresti poco più di 6 ore. Viaggiando in un treno sottovuoto, non avresti la possibilità di goderti la vista fuori dal finestrino. Tutto ciò che vedresti sarebbero le pareti scure del tunnel. I treni sottovuoto inquinerebbero meno rispetto ad altre forme di trasporto più convenzionali. Emetterebbero meno CO2 rispetto ai treni ad alta velocità. E a una velocità di 420 km orari emetterebbe circa la metà di CO2 rispetto a una macchina media e 4 volte in meno rispetto a un volo breve di un aereo. Con i treni sottovuoto non ci sarebbero attriti tra le rotaie e il treno. Significherebbe molto meno rumore rispetto ad esempio ad un aereo. Se potessi arrivare al lavoro con il treno sottovuoto, saresti in grado non soltanto di lavorare in un'altra città o paese, ma anche in un altro continente. Il tragitto durerebbe circa un'ora. Non sarebbe molto diverso dal tempo che oggi si impiega per raggiungere una grande città. Sarebbe una cosa comune andare per il fine settimana dall'altra parte del mondo. Con la costruzione di tunnel sottomarini, le persone potrebbero tranquillamente studiare il fondo dell'oceano. Forse allora riusciremo a conoscere un po' di più del 5%, che è quanto ne conosciamo oggi. D'altra parte, questo tipo di esplorazione causerebbe più inquinamento negli oceani. E durante la costruzione di tunnel, gli esseri umani infastidirebbero un pacifico mondo sottomarino e ne disturberebbero gli abitanti. I treni sottovuoto consentirebbero alle persone di attraversare gli oceani molto più rapidamente di quanto facciamo oggi. L'unica alternativa oggi sono navi lente e aeroplani relativamente veloci, ma non abbastanza. La costruzione di questi tunnel cambierebbe l'aspetto della terraferma. Le persone non dovrebbero perforare montagne, spianare colline, drenare le fonti idriche. Beh, hai capito che intendo. A differenza dei treni ad alta velocità, i treni sottovuoto sarebbero in grado di trasportare merci a qualsiasi distanza e anche molto velocemente. Concludo dicendo che sarebbe troppo costoso, quindi ci terremo i nostri aeroplani e ne faremo di migliori. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.